Partecipato e ricco di spunti, l'incontro sulle problematiche relative all'utilizzo dell'aeroporto di Comiso, convocato ieri nella Sala Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa dal commissario straordinario Salvatore Piazza. Durante il confronto è stata reiterata la richiesta di un'interlocuzione con il presidente della regione siciliana, oltre alla necessità di istituire un tavolo di confronto permanente sull'importante tematica e in generale di monitoraggio sulle infrastrutture del territorio ibleo. Presenti il deputato regionale Nello Di Pasquale, il sindaco di Ragusa Peppe Cassia, il sindaco di Chiaramonte Gulfi Mario Cutello, il vice sindaco di Vittoria Filippo Foresti e ancora i rappresentanti di CNA, di Prosilac, Sicili Industria, CGL, UGL, UIL, commercianti, Confcooperative, Confesercenti, ANCE e Aeroline. Per la SAC presente il direttore commerciale Francesco D'Amico. Ringrazio i rappresentanti istituzionali delle associazioni di categoria e le sigle sindacali presenti, ha dichiarato il commissario Piazza. Durante l'incontro è emersa, ha ribadito, la richiesta di avviare un tavolo permanente per poter raggiungere prima i risultati sperati. Presto, conclude Piazza, avremo un'interlocuzione con il presidente della regione per rappresentare le esigenze di tutto il territorio. Incontro fortemente richiesto anche dal deputato del PD Di Pasquale, che ha dichiarato il governo regionale chiarisca nel corso di un apposito tavolo di confronto al quale devono partecipare i parlamentari, i sindaci e le associazioni di categoria quali siano le intenzioni nei confronti dell'aeroporto di Comiso. Tutto questo proprio per affrontare il tema del futuro dell'aeroporto ragusano dopo che Ryanair ha soppresso le proprie tratte in quello scalo. Quello che è accaduto negli anni, ha dichiarato Di Pasquale a margine della riunione, è sotto gli occhi di tutti. Il Pio La Torre è stato svenduto, mentre per l'aeroporto di Trapani venivano stanziate risorse ingenti. È necessario ora, ha aggiunto Di Pasquale, che il governo della regione, con il presidente Schifani in primis e con l'assessore alle infrastrutture Aricò, prenda in mano questa faccenda, inserendola in una progettazione complessiva della mobilità regionale tramite tutti gli aeroporti, compresi quelli minori.